ai comuni e nel bilancio preventivo si chiede il totale. Poi che non ci sia lo scambio reale della moneta, questo è poco importante, ma questo secondo me creerebbe trasparenza. È una cosa che ho già detto e che penso possa essere fatto senza problemi, perché è un conto di giro, nient'altro. Grazie. Altri interventi? Sì. Franceschini. Posso? Prego. Brevemente. Non so se riuscirò a... Abbiamo obblighi diversi. Non so se riuscirò a rispondere. Non so se riuscirò a rispondere a questo punto di Minozzi. Credo che però la tempistica con i quali vengono approvati i bilanci in comune, che vengono approvati, normalmente il consuntivo viene approvato in aprile, gioca un ruolo fondamentale, perché l'approvazione del consuntivo del bilancio dell'Unione è una cosa leggermente più complessa, che necessita di un paio di mesi in più. Normalmente i conti finali dell'Unione per ogni singolo anno arrivano a cavallo della metà dell'anno successivo. Questa discrepanza temporale che c'è tra l'attività del Comune e l'attività dell'Unione è la motivazione per cui, a mio modesto parere, diventa davvero un esercizio inutile quello di retrocedere delle somme per poi pagarle magari immediatamente dopo con il primo acconto o immediatamente prima con il primo acconto. Quindi io non credo che sia, ripeto, che sia una roba incomprensibile o che non sia rispondente a un criterio di funzionalità. Tra l'altro, le cose che vi dico non è che me le sono inventate, utilizzo degli appunti che mi ha formato il ragionier Chini, del quale credo che tutti possiamo avere la doverosa stima. Quindi credo che difficilmente Chini racconti delle balle. E quindi credo che davvero in questo caso non ci sia proprio niente da scoprire o da modificare. Altri interventi? Se non ci sono altri interventi, visto che è una mozione, passiamo alle dichiarazioni di voto. Suoi. Il microfono. Sì. Graziosi. Sì, guardate, telegraficamente abbiamo valutato all'interno della riunione che abbiamo fatto del gruppo il voto di astensione. Altre dichiarazioni? Passiamo alla votazione allora. Votazione del punto numero 9, trasferimenti in Unione Terre di Castelli, presentata dai consiglieri Anderlini, Fiorella, Gianaroli, Filippo, gruppo consigliare Movimento 5 Stelle Unione Terre di Castelli. Favorevoli? 3, Leonelli, Gianaroli, Anderlini. Contrari? 14. Astenuti? 10. Ropa, Tanari, Amici, Caroli. Caroli. Graziosi, Guzzoni, Minozzi. Tedeschi, Linari, Cini, Smeraldi. Mozione respinta. Passiamo al prossimo punto all'ordine del giorno, punto numero 10. Ordine del giorno, rifiuti e riduciamoli alla fonte, verifica dell'attuazione delle linee suggerite dall'Unione al Governo per l'accordo ANCI con AI, presentato dal consigliere Gianaroli Filippo del gruppo consigliare Movimento 5 Stelle Unione Terra di Castelli, protocollo numero 301 del 9 gennaio 2017. Lascio la parola al consigliere Gianaroli per l'esposizione.
Ringrazio il sindaco Umberto Costantini perché grazie alla sua mozione presentata nel 2012 mi permette per l'ennesima volta di entrare nel merito della questione, 5 anni dopo, in modo da verificare se si sono avverati i desiderata di quella mozione ormai di cinque anni fa, e mi permette anche di dare per letto quell'ordine del giorno, visto che molti consiglieri che all'epoca l'hanno votata sono ancora qui presenti, quindi la conosceranno sicuramente meglio di me. Ringrazio poi i miei compagni del Comune di Parma, uno per tutti il Presidente del Consiglio di Parma, il signor Dottor Marco Vagnozzi, che ha avuto la bontà di fornirmi dati Orso del 2015 di tutti i comuni dell'Emilia Romagna, direttamente scaricandoli dal gestionale Orso, quel gestionale che la stessa Regione nel suo sito certifica essere pubblico e trasparente per i cittadini. Dati puntuali sui rifiuti raccolti e gestiti, ma che purtroppo l'Unione e dei comuni dell'Unione non sono stati in grado di fornirci nonostante le nostre ripetute richieste. Quindi il nostro potere di verifica citato prima, ciao miau. La delibera che vi viene sottoposta chiede di verificare, quindi 5 anni dopo, quali azioni in materia l'amministrazione ha portato a compimento coerentemente alla mozione relativa all'accordo Anci-CONAI votata all'unanimità nel Consiglio. Ricorda questo Consiglio che i più importanti principi regolatori dell'accordo Anci-CONAI sono: il primo, garanzia del riconoscimento dei corrispettivi per la sostanziale copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata degli imballaggi e delle frazioni merceologiche similari, ove prevista negli allegati tecnici. Quindi premiamo chi fa delle attività per cercare, visto che fate fatica, fate lavori in più, vi impegnate di più, dovete essere ricompensati in questo modo puntuale, bellissima come principio. In Unione vi faccio presente che il comune più virtuoso è il comune di Castelvetro, che nel 2015 ha raggiunto la quota di raccolta differenziata certificata da Orso del 74,4 contro, ad esempio, i 70,8 di Castelnuovo Rangone, l'appena 63,3 di Marano, il deludente 59,7 di Vignola e lo scarso 67,2 di Spilamberto, che dopo anni di raccolte fatte con cassonetti intelligenti che si aprivano solo con tessere consegnate ai cittadini dal Corpo di Polizia dell'Unione, simpatica anche questa cosa. E ultima in classifica il comune di Zocca, che nel 2015 era al 43,7 di raccolta differenziata, con Guiglia al 65,9. A Castelvetro vi faccio un esempio, visto che li abbiamo analizzati questi dati di Orso, sono estremamente interessanti. A Castelvetro la TARI ammonta a circa 1.200.000 euro, di cui 600.000 euro sono, diciamo, per la raccolta differenziata e gli altri 600.000 per la raccolta indifferenziata. Dalla raccolta differenziata però deriva al Comune di Castelvetro, grazie all'accordo Anci-CONAI, una detrazione pari a 67.000 euro come contributo CONAI assolto per tutta la raccolta differenziata fatta nell'anno, a fronte di un saldo per la sola raccolta differenziata di 600.000, quindi 67 contro 600.000. Domanda: possiamo noi amministratori del bene pubblico e garanti dell'accordo Anci-CONAI nei confronti dei cittadini ritenere che questi 67.000 euro sono il corrispettivo a sostanziale copertura dei maggiori oneri? Perché questo è quello che ci chiede il punto 1 dell'accordo Anci-CONAI. Il nostro gruppo ritiene che questi 67.000 euro, rappresentando solo l'11,6% della raccolta differenziata, non possa essere considerato a sostanziale copertura dei maggiori oneri. Naturalmente per i comuni in Unione, che non sono a Castelvetro, la situazione è drammaticamente peggiore. Come amministratore sono curioso poi di sapere come è possibile che un comune come Castelnuovo Rangone, ad esempio, che ha una superficie di 22,6 km quadrati, possa caricare nella sua raccolta differenziata 4.543 tonnellate di verde, quando il mio comune, il campione da battere,
in Unione, con una superficie di 49,7 km quadrati ed una raccolta differenziata al 74,4%, nella differenziata di verde ha solo 1.431 tonnellate di verde. Sì, avete capito bene, il doppio del territorio, e produciamo solo un terzo del verde di Castelnuovo, che in questo caso sembra più un comune dell'Amazzonia che un comune in pianura della provincia di Modena. Un altro principio cardine dell'accordo ANCI-CONAI è garanzia di trasparenza anche tramite il coordinamento e il monitoraggio dei comitati costituiti paritetamente alle parti, anche in relazione al progetto territoriale. Diciamocela chiara, il potere di verifica che abbiamo è zero. Nessuno di voi ha il potere di mettere le mani su Orso o di accedere ai dati. Noi abbiamo fatto una fatica assassina, l'Unione ce li ha negati, i comuni ce li hanno negati e li abbiamo tenuti solo da Parma. E sarebbe il secondo punto del principio, cioè il secondo principio cardine, no? La trasparenza, fare vedere, incentivare in questo modo i cittadini verso delle buone pratiche. Terzo punto. Qualità della raccolta compatibili con il successivo avvio al riciclo a condizioni economicamente e ambientalmente sostenibili, in considerazione dell'obiettivo di effettivo avvio al riciclo dei materiali. Anche questo è un principio fondamentale, perché è inutile riciclare per poi far fare migliaia di chilometri questa materia prima seconda, che non si sa mica bene cosa va a fare in giro. Quindi chiedo questo consiglio: se la situazione, ad esempio, della trasformazione di materia prima e seconda, che avviene non nella nostra Unione, ma poco lontano da qua, a San Cesario, per quanto riguarda il vetro, può ritenersi ambientalmente sostenibile quando vi è la presenza certificata da parte di ARPA e ASL di 25.000 particelle di vetro nell'area per metro cubo, da anni o decenni. Ormai anche sui giornali hanno dovuto rifare le misure e confermate. Il presidente del Coreve ha eccepito che per la dubbia destinazione del vetro di Modena prima del 2013 questa condotta non è probabilmente ambientalmente sostenibile, ci mancherebbe altro. Ma vi chiedo, il sistema di recupero vetro a Modena è in linea con l'articolo 178 della legge 152 del 2006? Il fatto poi di non avere nel territorio e in regione aziende di recupero di materie prima e seconda che producono prodotti, ma solo aziende di trasformazione di materie prima e seconda, è ambientalmente sostenibile? È ambientalmente sostenibile recuperare materia prima e seconda che viene poi inviata a migliaia di chilometri per la produzione di prodotti? Ha senso mandare la plastica recuperata in un impianto a Modena? In uno stabilimento, da un impianto a Modena, magari in uno stabilimento del Veneto, quando ci va bene, per fare ad esempio una panchina a zero impatto ambientale, che poi mettiamo in tutti i nostri bilanci ambientali, da collocare forse, io dico, nella città di Roma, visto che tutti vogliamo parlare di Roma, nella città di Roma, no? Cioè gli facciamo fare il giro del mondo a questa plastica riciclata. Concludo la presentazione informando questo consiglio che il Comune di Castelvetro di Modena raggiunge queste quote di differenziata così alte solo grazie a un trucco, alla sistematica violazione del regolamento comunale in materia, che non è altro che un regolamento nazionale che discende regionale, applicato poi a tutti i comuni. Cioè è la legge che ci ha dato l'obbligo di mettere alcune particolarità nei nostri regolamenti comunali. Il regolamento che discende da una legge nazionale prevede che si possano assimilare, quindi mettere a carico dei cittadini nella loro tari rifiuti che non sono di carattere civile, quindi che possono di provenienza diversa, anche provenienti io dall'industria. Chiedo al neoeletto presidente di controllare per favore il tempo degli interventi, mettere perché non ne ha rispettato uno dall'inizio della seduta. Mettere aveva 10 minuti per illustrare. A carico, io chiedo che non essere disturbato, cioè 10 minuti non sono passati. Sono 10 minuti. Mettere i rifiuti a carico dell'industria, a carico dei cittadini, al massimo 12 tonnellate hanno in materia azienda. A Castelvetro nel 2016 abbiamo aziende che conferiscono non 12 tonnellate, ma 192 tonnellate hanno di materia contro le 12 ammesse, portando così gli assimilati da 728 tonnellate ammesse da regolamento nostro a 2.851
tonnellate di rifiuti in sfregio dei regolamenti e delle leggi dello Stato. In ogni caso la legge prevede che non si possano considerare assimilato il rifiuto la cui produzione supera il limite massimo di 12 tonnellate per anno, ma la legge e i regolamenti... Concludiamo? Concludo. Come ha detto la consigliera Campana, a Castelvetro si rispettano, l'ha detto prima, se lo dice il tecnico, e probabilmente il tecnico non ce l'ha detto, quindi noi non lo rispettiamo. Grazie. L'hai detta, non te ne sei accorto? Come le porte interventi. È a tua l'hai detto a tua insaputa. Caroli. Allora, l'argomento dei rifiuti è una materia, come tante altre, comunque complessa e quindi richiede di provare a fare una qualche riflessione sui dati che sono stati portati, su alcuni dei quali si può fare qualche